tipo questa le era mai capitata? No, beh, come penso a nessuno, è una situazione imprevedibile e difficilmente gestibile. Immagino che sia stato così per tutti. Cosa ha Confindustria significato non per è. lei? Quanto ha perso Ma fino a guardi, nel questo mese di momento? marzo noi abbiamo avuto una perdita di circa il 50-60% del fatturato, in aprile abbiamo fatto meno Mamma 80% mia. e praticamente da maggio in poi prevediamo di avere il 50% di fatturato fino a fine anno. Questo è il trend che si è instaurato ultimamente da noi. Siamo una piccola e media aziendina, siamo in 9 addetti. E Confindustria non è proprio il nostro rappresentante ideale perché ha un target di Certo, un imprese molto pochino più più alto, ampio. diciamo così. Senta, a Sì. settembre dovrebbe arrivare lo sblocco dei licenziamenti. Voi che farete? È una brutta domanda nel senso che è una problematica che non ci siamo ancora posti, anche perché nelle piccole e medie imprese si lavora a contatto con i dipendenti, quindi non è facile pensare una cosa del genere, anche se Cioè, in il qualche modo è un personale. po' famiglia, no? Eh sì, siamo fianco a fianco a produrre i pezzi che servono poi al nostro fatturato, alla nostra resa, quindi sinceramente non ci vogliamo pensare. Certo che se dovessimo continuare a fatturare la metà, dovremmo guardarci negli occhi un attimino, o cadere tutti insieme o salvare la barca con qualcuno, ma è orrendo come pensiero, come prospettiva è bruttissimo. Giustamente lei dice, per ora voglio evitare di pensarci. E non so se alla fine siamo riusciti a recuperare con Luca Sappino le immagini degli stati generali, però insomma facciamo che anche senza. Ma ce l'hai tu, Eccola qui. Alessio? 3, Vediamo. 2, 1, da Ce la tablet. possiamo fare. Eccola Taratatan. là. Allora, questo luogo meraviglioso, bellissimo, sembra Versailles, eccetera, lì dentro si decide del futuro, dell'economia del paese. E mi dice lei che cosa ne pensa degli Stati Generali? Allora, al di là dell'immagine, noi piccoli imprenditori siamo molto pratici. A parte che se lei chiede alla metà degli italiani non hanno ben capito cosa succeda all'interno di quelle mura, comunque io credo, aiutatemi voi a capire, di aver compreso che si dovrebbero decidere dove destinare i soldi che l'Europa dovrebbe dare, a gennaio 2021. Credo di aver capito questo. Un'impressione così da neofita è, teoricamente la struttura dovrebbe già esserci in Italia per definire queste spese, questi capitoli di spesa come li chiamano loro, cioè c'è un Parlamento, dei ministeri, delle commissioni e le consultazioni le dovrebbero già fare. Questa cosa non l'ho capita, sembra un doppione di un sistema che c'è già in Italia. Poi se mi permette un paragone con un'azienda, perché è il mio pane, è come quando noi siamo andati a chiedere un prestito alla banca, il famoso prestito concesso e garantito da parte dello Stato. Nel momento in cui la banca delibera di dare delle somme all'azienda che si trova in difficoltà sulla base di una documentazione e di un piano anche magari di rilancio o contenimento della crisi, francamente non si presenta qui a dirmi usa queste risorse così. Mentre invece lì una cosa che non ho ben capito è che ci sono i vertici europei a interagire sulle scelte del governo italiano. Questa cosa non mi è molto chiara, cioè chi ci presta i soldi è presente nelle decisioni, punto di domanda. È un po' non lo so, uno spunto di riflessione. No, no, noi lo prendiamo per buono. Non so se Barenghi vuole entrare nel merito. Mi piace molto quello che dice Gianmarco quando dice: scusate, ma il Parlamento, il governo, che ci stanno a fare se poi c'è bisogno degli stati generali? La risposta ce l'ha Barenghi, prego. La risposta no, ci stanno tutte e due.